Fedez ha smentito delle voci circolate in merito alla sua assenza nel nuovo programma di Alessandro Cattelan, Da vicino nessuno è normale. Nelle ultime ore il rapper di Rozzano Fedez ha smentito delle voci circolate nelle ultime ore. Secondo quanto emerso, il cantante non avrebbe partecipato alla prima puntata del nuovo programma di Alessandro Cattelan, Da vicino nessuno è normale, a causa di alcuni problemi di salute. L'artista ha voluto rassicurare i suoi fan. Fedez smentisce l'ANSA: non sono in fin di vita, sto bene. Fedez ha smentito le indiscrezioni pubblicate nelle ultime ore dall'ANSA in merito a dei suoi problemi di salute che gli avrebbero impedito di accettare l'invito ricevuto dalla RAI per partecipare alla registrazione della prima puntata della nuova trasmissione condotta da Alessandro Cattelan, Da vicino nessuno è normale. L'agenzia della stampa ha citato delle fonti vicino allo staff dell'artista che, nelle ultime ore, ha preso la parola sui social. Ciao a tutti. Volevo rassicurarvi che sto bene. Ho avuto qualche problema questo weekend, ma nulla di grave. Non so perché stiano dicendo che sono in fin di vita. La RAI ha diffuso una nota in cui smentiva qualcosa garantito fino a qualche giorno prima. La partecipazione dell'artista alla registrazione della prima puntata del nuovo programma di Alessandro Cattelan è stata annullata. Come concordato con ufficio stampa dell'artista, comunichiamo che, contrariamente a quanto annunciato, per motivi di salute Fedez non potrà partecipare alla puntata d'esordio di Da vicino nessuno è normale, il nuovo programma di Alessandro Cattelan in onda da lunedì 20 maggio su Rai 2. Questa era stata la versione fornita dal servizio pubblico, che aveva svelato di aver ricevuto l'informazione dallo staff dell'artista. Sembrerebbe quindi che l'assenza dell'artista sarebbe stata concordata. Nelle ultime ore anche il conduttore Alessandro Cattelan ha confermato l'assenza del rapper come annunciato dalla RAI. Inoltre il presentatore di Da vicino nessuno è normale ha anticipato quale sarebbe stato il ruolo del cantante se fosse stato presente alla registrazione. Lo sappiamo tutti che l'attenzione su Federico è sempre altissima. Quando lo avevamo chiamato, tempo fa, inizialmente avevamo pensato a una cosa simpatica: volevo andasse ospite a sorpresa a un matrimonio, il che era divertente visto quello che sta succedendo col suo, ci scherzo perché lui con me si è sempre prestato. Il conduttore Rai ha aggiunto che i recenti fatti di cronaca che vedono il rapper coinvolto nell'aggressione subita da Cristiano Iovino l'avevano spinto ad apportare delle modifiche. Successivamente, viste le vicende recenti, avevamo considerato un trattamento diverso, ha specificato. Infine aveva annunciato l'assenza del conduttore di LOL Chi ride è fuori al suo nuovo programma.